Buongiorno, buona domenica, come state? Tutto bene? Siete contenti del risultato di ieri della Juventus, della prestazione di ieri della Juventus? Siete contenti che oggi è domenica? Io sono in zona gialla, quindi adesso me ne vado a pranzo fuori, mi vado a mangiare qualcosa di buono da qualche parte. Voi fatemi sapere come trascorrerete questa uggiosa domenica, questo uggioso fine settimana e prepariamoci a parlare ancora una volta di Juventus-Roma e delle prestazioni dei singoli che ieri sera ci hanno fatto ottenere i 3 punti. Che non si buttano mai via, eh? In chiave classifica, rincorsa, rimonta, eh? Siamo lì. Che ci serve fare più punti possibili? Prima di tutto, però, c'è OneFootball qui sotto in descrizione, dove potrete andare a scaricare tramite il link apposito, sponsor di questo canale YouTube e applicazione che utilizzo per rimanere costantemente aggiornato, anche per creare i miei video. Mi vado a guardare su OneFootball cosa accade e poi diciamo, bam, questa la approfondiamo perché è una notizia interessante. Scaricatela, mi raccomando, in modo gratuito sui vostri device. E ovviamente lasciate un mi piace e un'iscrizione a questo canale che sta facendo una rincorsa come quella della Juve verso i 200.000 iscritti. Anche solo dire una roba di questo tipo è folle e quindi serve il supporto di tutti voi. Fate conoscere questo canale alle vostre nonne, alle vostre zie, ai vostri cani, ai vostri gatti, così arriveremo velocemente a 200.000 iscritti. Partiamo a parlare della partita di ieri. In realtà nel complesso ho già detto tutto nel video caldo che trovate comunque qui sopra nelle schede. Cioè che io sono contento di vedere una Juve di questo tipo, una Juve che comunque non subisce gol, non soffre minimamente gli avversari, che tranquillamente riesce a segnare in quelle poche azioni da gol pericolose che riesce a costruire. Io ancora una volta lo torno a dire, la Roma sì, avrà tenuto il possesso del gioco, avrà fatto una buona partita, ma se gli altri non segnano, lo buttano dentro, no, non creano nemmeno pericoli alla porta del nostro portiere, noi non possiamo farci niente. Se siamo cinici e siamo bravi ad aver preparato una partita in questo modo, e Pirlo ieri i microfoni l'ha ammesso, l'ha confermato. Sì, abbiamo preparato la partita esattamente così, cercando di far giocare la Roma, cercando di stringere quando era il momento di stringere, cercando di ripartire quando era il momento di ripartire, cercare di fargli male quando era il momento di fargli male. Boh, questo è stato, e ancora una volta, dopo la bellissima vittoria tattica contro l'Inter, dove abbiamo completamente arginato Brozovic con Kulusevski uomo, e qualcuno mi ha detto che l'ho visto solo io, no? Visto solo io, Kulusevski che marca uomo Brozovic, va bene, l'ho visto solo io. Ok, perfetto, bomberone. E ieri sera invece Pirlo ha ammesso di aver preparato la partita esattamente in questo modo. Quindi vediamo una Juventus che a seconda dell'avversario, a seconda delle caratteristiche degli avversari, riesce un pochino ad arginare il modo di giocare e comunque ritrovarsi all'interno di un contesto solido dove non prende gol, è un contesto in cui riesce a essere cinica. Io mi ricordo la partita col Bologna, siamo stati a dire che abbiamo sprecato troppo e bisognava fare più gol nelle palle gol che ci capitavano. Nelle partite successive a quelle col Bologna invece abbiamo avuto poche occasioni da gol e le abbiamo concretizzate e ancora non andava bene, perché o sei sprecone o sei troppo cinico, non c'è mai una via di mezzo in cui si riesce a essere soddisfatti. Io mi tengo stretto i 3 punti e le prestazioni di alto livello, torno a dire, da squadra che sto vedendo in questo periodo. Szczęsny, io gli do 6, proprio perché non ci sono stati grossi pericoli creati da Roma. Non ho mai visto la Roma pericolosa se non con un paio di tiri da fuori dove Szczęsny ha bloccato. Se avesse preso gol sarebbe stata una cappellaccia, una paperina, e un tiro di Cristante che non ha beccato lo specchio della porta. Quindi Szczęsny gli do 6, spettatore non pagante. Poi ci sono Danilo e Alexandro, e per una volta sono contento di poter dire che Alexandro mi è piaciuto il più di Danilo. Tra l'altro Danilo a destra, finalmente nel suo ruolo naturale di terzino di destra, invece Alexandro è tornato dopo un periodo in cui non stava benissimo a fare una prestazione di livello, e il primo gol nasce da lui, dalla sua cavalcata, sulla sua sgroppata, sulla fascia mancina, con un bel dribbling che fa secco Cristante, mette un pallone ottimo per Morata che poi si traduce in assist per Cristiano Ronaldo per un gol veramente da fuori classe assoluto. Quindi direi 6,5 ad Alessandro, in crescita, finalmente un giocatore che sta ricominciando ad avere qualche partita ai suoi livelli, perché non dimentichiamo che comunque Alessandro a tutti gli effetti è l'unico terzino sinistro di ruolo, di livello presente nella rosa della Juventus. E poi Danilo è stato adattato, Frabotta è stato buttato, però lui è veramente l'unico terzino sinistro che abbiamo di ruolo e bisognerà recuperarlo per cercare di fare un buon finale di stagione. Invece Danilo ha fatto la sua solita partita solida, molto a livello difensivo, è stato veramente bravo nell'uno contro uno contro Spinazzola, quindi direi di dargli 6 comunque, perché ha fatto una partita altamente sufficiente, non ha fatto la prestazione di livello assoluto come ci aveva abituato, ma è stato veramente molto attento nell'uno contro uno dove non è mai stato saltato dal suo diretto marcatore. E anche qua credo che Pirlo l'abbia preparata bene, con Cuadrado in panchina per far giocare due terzini un po' più bloccati come Danilo e Alessandro per cercare di contenere la Roma.
appunto con Spinazzola a sinistra e con Karsdorp a destra, dove hanno trovato sempre un muro davanti a loro, non sono praticamente mai riusciti a fare del male con dei cross o con degli inserimenti. Quindi ancora una volta diamo a Pirlo ciò che è di Pirlo. E so che tanti magari queste cose non le vedono, ma sono dettagli che vanno sottolineati in un percorso di crescita. Mi ha fatto ridere Pirlo, che ha fatto la battuta proprio da bambino delle elementari, quando gli hanno detto: quanto è cresciuto Pirlo in un girone? Lui ha risposto: eh no, sono sempre alto così. Proprio battute stupide che mi fanno sorridere. E invece io vi dico che secondo me a livello tattico è cresciuto un bel po', e ci sta che ci sia bisogno di un po' di tempo per cercare di fare questa crescita. Non dimentichiamoci che da quel trittico di pareggi e partite non proprio bellissime, quindi Crotone, Lazio, poi trittico, non è vero, Crotone, Lazio, Roma, Benevento, Hellas Verona, dove ci chiedevamo come mai Pirlo facesse giocare queste squadre un po' strane. E poi abbiamo visto una Juventus che stava prendendo sempre più forma, e dall'Inter in poi, quindi dalla partita di Supercoppa con il Napoli che abbiamo vinto, da quando siamo imbattuti, da queste 10 vittorie consecutive, la Juventus ha trovato veramente solidità difensiva e ha trovato anche un blocco marmoreo per dire: questa è la Juventus di Pirlo. Poi possano cambiare 3-4 giocatori, e infatti abbiamo visto che è arrivata quella famosa continuità che abbiamo sempre detto in questo momento non c'è. Chiellini e Bonucci. Mourinho diceva che potrebbero avere una cattedra ad Harvard per insegnare come professori della difesa. Io sostengo questa tesi di José, e devo dire che quando sono insieme Chiellini e Bonucci sono veramente belli, sono veramente solidi, e Bonucci stesso credo che sia galvanizzato dalla presenza di Giorgio Chiellini lì di fianco a lui. Chiellini 7, partita mostruosa ancora una volta. Torno a dire quello che ho detto pochi giorni fa: è da clonare. Non pensavo potesse mantenere questo livello di forma fisica, non pensavo potesse essere così in forma dopo una prima parte di stagione nella quale non c'era mai stato. E Bonucci veramente si sta sentendo al sicuro di fianco mamma chioccia Chiellini, e quindi sta sfoderando prestazioni di livello. Quindi 6 e mezzo Bonucci, 7 Chiellini. Con la curiosità di capire cosa si farà davvero con De Ligt, perché in questo momento in campionato sono due panchine di fila per De Ligt, che ha giocato poi in Coppa con l'Inter, e due partite di fila con Chiellini e Bonucci titolari. Quindi io, lo sapete, il mio sogno è poi arrivare a vedere Chiellini e De Ligt come coppia ermetica, dove non passa neanche l'ossigeno. Infatti dopo Szczęsny, poverino, sta male perché non gli arriva l'ossigeno al cervello e sviene. Però sono veramente curioso di vedere una coppia di questo tipo. Grande Giorgio, ma veramente grande Giorgio, quanto bene che gli voglio, dentro e fuori dal campo. Uomo fantastico, Giorgio Chiellini. Poi sono entrati al loro posto Demiral al posto di Alexandro, e De Ligt al posto di Bonucci, che si era leggermente infortunato, hanno giocato veramente pochissimi istanti, quindi diciamo senza voto. Chiesa e McKennie, cerchiamo di fare le coppie come abbiamo fatto fino adesso. Partita onesta da parte di entrambi, fasce pure questa volta, con McKennie che ogni tanto andava ad inserirsi nel cuore dell'area di rigore o andava a fare leggermente il centrocampista insieme a Danilo, tra l'altro, quando si abbassava Arthur e si infilava tra Chiellini e Bonucci per gestire il pallone con i tre dietro. E quindi ancora una volta vediamo che all'interno della partita stessa la Juventus prova diversi sistemi, facendo sempre riferimento al 4-4-2 iniziale, ma Chiesa e McKennie hanno fatto una gara di sostanza, di corsa e di sacrificio, senza particolari spunti in fase offensiva, un po' come aveva fatto Kulusevski con l'Inter, dove in fase di non possesso palla era stato supremo e in fase di possesso palla era stato discreto. Stessa cosa per Chiesa e McKennie. Non si sono praticamente mai visti là davanti, ma in fase di ripiegamento sono stati indispensabili per cercare di mantenere la porta inviolata con successo nella partita di ieri. Quindi io do 6 a entrambi, perché hanno fatto una prestazione ottima sotto il profilo difensivo. Sotto il profilo offensivo invece è mancato sicuramente quel qualcosina in più. Comunque adesso abbiamo una settimana importante, no? Perché abbiamo l'Inter martedì e il ritorno della semifinale di Coppa Italia per decidere chi va in finale. Poi abbiamo il recupero col Napoli, o la partita da calendario col Napoli il 13 di febbraio. Ancora questo non si è capito perché c'è stato un po' di confusione. Comunque leggeremo anche questo su OneFootball quando ci saranno le ufficialità. Capite bene che sono due partite importanti, perché andare in finale di Coppa Italia intanto è un ottimo obiettivo, è un ottimo traguardo da raggiungere per conquistare almeno un altro trofeo in questa stagione. E il recupero col Napoli è una partita molto importante, perché quei 3 punti in più ci proietterebbero una posizione molto alta e molto interessante di classifica, che potrebbe rimetterci completamente in corsa per il discorso scudetto definitivamente. Quindi capiamo bene che le prossime due partite, se vogliamo, di questo filotto sono forse le più importanti, con una testa di riguardo alla Champions che sta arrivando. Invece, se sugli esterni hanno fatto una partita, diciamo,
di contenimento in mezzo al campo, e mi esalta tantissimo dire queste cose, i due centrocampisti, quindi il centrocampo, i due mediani, hanno fatto una partita di altissimo livello. Io per Arthur ho finito le parole. Sinceramente non so più quale aggettivo positivo poter assegnare al brasiliano, che è immenso. Ma ragazzi, ma vedete come tiene la palla Arthur? Cioè, è una poesia. Arthur è un poeta che parla con i piedi. È una roba allucinante. Ci dà un ordine, una sicurezza, una tranquillità, una gestione della palla che non si vedeva davvero dai tempi di Andrea Pirlo. Un giocatore come Arthur non lo vedevamo dai tempi di Andrea Pirlo. E sono completamente diversi, perché fanno cose completamente diverse. Io vi parlo della maestria con cui questo centrocampista riesce a gestire questo pallone. Poi ci ha provato un po' Marchisio in quel ruolo, ci ha provato un po' Pjanic, ma entrambi non erano registi puri. Arthur è un giocatore che mi fa impazzire. 7 in pagella, e do 7 in pagella anche a Rabiot, e vi dico che l'effetto Arthur che si era verificato su Bentancur si è verificato pure su Rabiot, perché quando questi due giocatori, che sono dei grandi recuperatori di palla, sono dei centrocampisti box to box, che una volta recuperato il pallone vogliono andare in verticale, in contropiede, per cercare di sviluppare l'azione offensiva, di fianco a un giocatore come Arthur, che gestisce tutto il possesso palla, si esaltano, si galvanizzano. Io non mi ricordo giocate negative di Rabiot di ieri, non mi ricordo palloni persi da Rabiot, passaggi sbagliati di Rabiot, proprio perché di fianco a Arthur lo galvanizzava a tal punto e si prendeva tutti gli altri compiti, quindi di impostazione, che non toccavano più al francese, e il francese si esaltava. Quindi io sono dell'idea che sia Rabiot che Bentancur siano due ottimi giocatori, due prospetti importanti, perché entrambi molto giovani, 95-97, ma la vera differenza la fa quel signor lì, che è un 96, quindi giovane pure lui, che si prende tutti i doveri e si prende tutti i rischi, ce li prende lui, ma con una grandissima capacità. Quindi ottimo centrocampo, 7 entrambi e 7 anche due davanti, perché Morata, ragazzi, è un giocatore veramente universale in questo momento, che si sta divertendo a diventare un attaccante ancora più completo, se possibile. Ieri l'ho visto fare anche un po' la marcatura sui registi della Roma, un po' a turno su Villar, su Veretout, su chi portava il pallone come primo giocatore che la controllava. Ancora una volta per assimilarci, per avvicinarci a quel concetto di Kulusevski su Brozovic, no? E Cristiano Ronaldo fa gol perché Morata gli dà un pallone strepitoso, Cristiano Ronaldo prende una traversa perché Morata gli dà un altro pallone strepitoso, quindi poi in realtà Cristiano Ronaldo fa gol perché è un fuoriclasse assoluto e prende la traversa perché ha un tempo di smarcamento che è la fine del mondo, però Morata gli dà degli ottimi spunti e completa benissimo un attacco, una coppia fenomenale che mi fa veramente impazzire. Ottimo assist di Morata, ottima prestazione di Morata anche sotto il profilo del non possesso palla, ed è importantissimo per cercare di mantenere la porta inviolata, ed è importantissimo vedere che da quando giochiamo da squadra prendiamo meno gol e siamo una delle migliori difese, se non la migliore difesa della Serie A, ora non mi ricordo, ma probabilmente siamo lì. E Cristiano Ronaldo, anche per lui, come per Arthur, abbiamo finito le parole. Forse abbiamo finito più parole per Ronaldo che per Arthur. Il gol che fa ieri, ragazzi, è di una bellezza disarmante. È veramente la semplicità, che in realtà non è semplice. Quello stop, mi ha ricordato di suola un gol che fece Ibrahimovic con la maglia dell'Inter. Ora non mi ricordo la partita, forse col Bologna, che stoppò una palla identico. E poi tirò una fucilata incredibile, che sfondò la rete. E il portiere, poverino, non riuscì a fare niente. Ronaldo invece la fa ancora più di tecnica. La stoppa con un piede di suola. E mentre sta già caricando con l'altro, è una coordinazione incredibile, perché con un piede la stoppa e con l'altro lo sta già tirando. È veramente una roba atomica. Senza considerare che poi anche la traversa è di una bellezza incredibile. Quindi 7 alla nostra coppia di attaccanti, e Ronaldo sta veramente macinando dei numeri. Abbiamo parlato nel video precedente qui sopra nelle schede, dei numeri che mi fanno paura. Cioè, veramente io sono spaventato da vedere come Ronaldo sia determinante all'interno della Juventus. Quindi chapeau a Ronaldo, chapeau a Morata, chapeau a Pirlo, a tutti. Poi di Pirlo voglio sottolineare una cosa, dato che il voto che gli do è 7. E al di là della preparazione ottima della partita che ha fatto, al di là delle scelte anche di turnover efficaci, perché ieri abbiamo detto che comunque la Juventus non aveva tutti i titolari, anche ieri aveva 3-4 fuori, il cambio in cui toglie McKennie e Morata, inserisce Cuadrado e Kulusevski, e dopo pochissimi istanti dal loro ingresso in campo, e Cuadrado e Kulusevski gli diamo 6,5 perché sono stati determinanti ai fini del risultato, dopo pochissimi istanti il cambio letto da Pirlo
produce il gol, l'autogol del 2-0, che comunque sarebbe poi stato finalizzato a Ronaldo. Una bellissima palla di Cuadrado in verticale a cercare il taglio di Kulusevski, che salta l'uomo e mette la palla a rimorchio per Ronaldo, che facile facile avrebbe insaccato il gol del 2-0, e invece Ibañez è costretto all'autogol per una giocata dei due che ha fatto entrare Pirlo. Quindi, lo so, qualcuno dirà fortuna, secondo me è anche lettura della partita e cercare di capire dove quei due giocatori avrebbero potuto cercare di far male e quindi collocazioni nei punti giusti. Poi ripeto, magari è fortuna, magari è una coincidenza, però guardate il cambio immediato di quei due giocatori: dopo pochissimi minuti ha procurato un'altra azione da gol pericolosa, una delle altre poche azioni da gol pericolose della Juventus di ieri, e ci ha portato a fissare il risultato e a giocare gli ultimi minuti con più tranquillità e la possibilità anche di abbassare poi il baricentro, schierando un centrale in più di difesa, giocando a 5 puro, che poi in realtà più che abbassare il baricentro viene da dire cercare di mettere più uomini al centro dell'area di rigore e limitare i danni procurati magari da Kroos, che poteva giocarsi la Roma, dato che aveva inserito Dzeko e poteva completamente cambiare il gioco della Roma, dato che fino a quel momento con Boja Majoral aveva giocato molto palla a terra, e l'ingresso di Dzeko poteva invece tradursi in butto la palla in mezzo perché c'è poco tempo e ho una torre, quindi metto io un difensore in più per cercare di fare più densità in area di rigore e cercare di rubare quei palloni che diversamente Dzeko si va a calamitare sulla testa. Quindi secondo me sono ottime letture da parte di Pirlo, gli do 7 anche ieri, una partita che per tanti è una partita giocata male, brutta, con una Juve schifosa. Per me è l'ennesima conferma di un percorso di crescita importantissimo da parte non solo della Juventus, ma anche del nostro allenatore, che rimane alto così, non è cresciuto di statura dall'epoca, ma secondo me sta facendo veramente passi da gigante sotto il profilo della preparazione. Ma fatemi sapere un po' anche voi qui sotto nei commenti. Buona domenica!